Piacevolissimi momenti e quelli proposti oggi a Domenica Live 29 maggio 2016 su Canale 5 condotto da Barbara D'Urso. Presente in studio infatti è stato il grande presidente della Sampdoria, sto parlando di lui, Massimo Ferrero. Ferrero ha parlato, ha divertito il grande pubblico, sono stati trasmessi alcuni video di lui al suo quartiere romano che gli ha dato i natali, quindi testaccio, e si è per così dire fatto notare per la sua grande simpatia. Non sono mancati, ripeto, momenti di pura euforia, puro brio. Infatti, vi ricordo che Hervé Peretta, così vi ricordo che è definito, ha dato spettacolo come sempre, dando luogo a una personalità sua energica, forte, dominante, ma al tempo stesso sopravvivente. Durante infatti il suo intervento Ferrero avrebbe baciato Barbara D'Urso, una scenetta veramente molto divertente, piacevole, probabilmente preparata a tavolino, tanto che la stessa conduttrice avrebbe ammesso che si trattava solo di un bacio di tipo cinematografico. Ma non sono mancate ovviamente le risate sia da casa che all'interno dello studio. Bene, complimenti a Massimo Ferrero, romano doc di testaccio. Vi ricordo che oggi hanno proposto infatti un video proprio a testaccio, la sua zona che gli ha dato i natali, in cui si è visto un po' nel quartiere, nel rione in questione, che aria tirava, con tutti i personaggi che hanno avuto il piacere di conoscerlo, di stringergli la mano, e si vede lui che si trova al popolare quartiere romano e molte persone si mettono vicino a lui per una foto. Bene, complimenti, il video è terminato, a presto.